Amiche ed amici sportivi, ma soprattutto appassionati di hockey, ben trovati dal Capannino, la pista Antonio Armeni. Questo sabato 2 marzo 2024, 22esima giornata di Serie A1, il consorzio Maremmano Cave Follonica ospita la Gamma Innovation Sarzana, una grandissima partita che vale in sostanza il terzo posto. Una buonasera da Enrico Giovannelli accanto a me, come sempre. Buonasera a tutti da Maurizio Ceccarelli. Maurizio, so che non stai benissimo, però insomma sei venuto. Questa è una partita, anche questa da playoff, come il sabato scorso tra Follonia e Forte Marmi, anche tra Follonia e Sarzana i punti valgono doppio. Sì, è una partita importante, ormai anche questa è divenuta un classico, no, del campionato di A1. Si gioca per le primissime posizioni, no? Sarzana terzo, Follonica dietro, e quindi ci aspettiamo un grande spettacolo, anche alla luce di quello che il Follonica ha fatto vedere, insomma, nell'ultimo turno dove ha fermato la corazzata a Forte dei Marmi. Allora, grazie a Leone da Romualdi che cura la regia. Subito le formazioni, che sono poi quelle tipo: Follonica con Leo Barozzi in porta, Federico Buralli, Davide Banini, il capitano Federico Pagnini, Marco Pagnini, Francesco Banini, Oscar Bonarelli, Fernando Montigel, Mattia Maldini e l'altro portiere Marco Mugnaini. In panchina Sergio Alberto Silva. Risponde il Sarzana con il portiere titolare Simone Corona, poi Sergio Festa, Geronimo Juan Garzia Bielsa, Domenico Illuzzi, Davide Borsi, Joaquin Olmos Robles, giocatore davvero in crescita in questa annata in Liguria, Facundo Ortiz Ruiz, Mirko Tognacca, Francesco De Rinaldis e l'altro portiere Francesco Venè. In panchina Paolo De Rinaldis. Gli arbitri dell'incontro sono Alfonso Rago di Giovinazzo e Cristiano Parolin di Bassano. Non so chi stiamo aspettando, le squadre sono in pista. Dicevamo appunto, Maurizio, il Sarzana, anzi ora ho capito, c'è un buco in una porta. Dicevo, Maurizio, il Sarzana è terzo in classifica, ha 3 punti in più del Follonica, 47-44, ma se il Follonica vince non solo lo appaia, ma gli passa davanti perché ha vinto la gara d'andata. Sì, beh, Sarzana che continua comunque a fare, insomma, campionati ottimi ogni anno, si ripropone sempre con giocatori importanti, anche nuovi giocatori, quindi è una squadra che ormai fa parte, insomma, di diritto fra le formazioni più importanti del campionato. Quindi una partita molto difficile, Follonica sta attraversando un ottimo momento, insomma, sta andando bene, la squadra motivata, a parte il mezzo passo falso in coppa contro i portoghesi, però insomma linea di massima il campionato è in linea, ecco, con quelle che erano le aspettative della società. Sì, tra l'altro, per integrare quello che hai detto, tutti gli anni la formazione del presidente Corona riesce a trovare degli stranieri formidabili. Ora sappiamo che i due Robles, Olmos Robles e Juan Garcia Bielsa, credo di aver capito, sono già stati acquistati per la prossima stagione dal Calafell. Sì, e sì. Quindi, però insomma, onore che riesce a trovare sempre talenti assolutamente, incredibili. Assolutamente, ogni anno riesce comunque ad allestire una squadra competitiva, e questo è ovviamente un grande merito, ecco, del presidente Corona e della società in generale. Vengono annunciate le formazioni, come detto, insomma, il Follonica viene dal pareggio con il Forte dei Marmi, mentre il Sarzana, insomma, 15 vittorie, 2 pari e 5 perse, 96 gol, 76 subiti, 96 gol fatti, 76 subiti. Il Follonica sostanzialmente è in linea, 94 gol fatti, un po' meno subiti, 66, però come detto all'andata 7-6 per la formazione maremmana alla pista del vecchio mercato, 3 gol di Francesco Banini, tra cui quello decisivo del 7-6, 2 di Montigel, un gol per Davide Banini e Buralli, per il Sarzana doppietta
di Garzia, Illuzzi e Olmos. Squadre allora si stanno salutando. Qualche minuto di ritardo appunto per riparare le porte, ma insomma sembra tutto a posto. Anche stasera, Maurizio, non il colpo d'occhio come il Forte dei Marmi, però insomma buon pubblico anche stasera. Beh, con il Forte davvero un colpo d'occhio straordinario per una partita molto importante, ma anche stasera insomma il Capannino risponde sempre presente. Allora, ultimi accorgimenti per i due tecnici, Paolo De Rinaldis, ma il veterano, lui che vive e lavora a Sarzana, pista anche il figlio Francesco De Rinaldis. D'altra parte Sergio Silva. Cenno di intesa anche fra due fischietti, le ricordo, Alfonso Rago di Giovinazzo, Cristiano Parolin di Bassano. Colonia va con la formazione delle ultime settimane, due Banini, Montigel e Marco Pagnini davanti a Barozzi. Nel Sarzana certamente in porta Simone Corona, fresco della convocazione nazionale per il torneo di Montreux. Vediamo con chi parte De Rinaldis. Sembra di vedere in pista proprio Francesco De Rinaldis, poi gli stranieri. Con il numero 78 c'è Ortiz. Con il numero 8 Geronimo Juan Garcia Bielsa, da due stagioni a Forte dei Marmi. Poi un altro veterano, Davide Borzi, che è il capitano di questa squadra. Adesso è tutto pronto, si inizia. Saranno proprio i rossoneri a manovrare, come sempre. Le squadre in trasferta hanno la prima pallina ormai da anni. Manovra Ortiz. Anzi, scusate, Garzia. Poi recupera Davide Banini, che va al tiro, la palla leggermente larga. Anche Davide Banini si ritroverà tra qualche settimana insieme proprio a Simone Corona, convocato in nazionale. Non ci sarà Francesco Banini, che sostanzialmente ha rinunciato, Maurizio, alla convocazione, impegno che non si vuole prendere. Io ne ho parlato proprio con Davide nella nostra trasmissione del settimanale Mondo Hockey. Devo dirti la verità, rinunciare alla nazionale non è bello, capisco gli impegni, però è chiaro che poi a lungo andare non ti chiamano più. Beh, sai, noi abbiamo questa idea, anch'io sono del tuo parere, ovviamente la maglia azzurra rimane la maglia azzurra, però sono scelte, sono decisioni che comunque rispettiamo, e quindi se evidentemente Francesco ha deciso così avrà avuto i suoi motivi, però ecco, in generale sono d'accordo, insomma sono occasioni che un giocatore non dovrebbe perdere. Poi la carriera è corta, devo dire la verità, capisco anche. Intanto c'è subito una parata di Corona sull'incursione di Davide Banini, dall'altra parte il Sarzana, la conclusione di Garzia Bielsa un po' larga, diceva appunto. Intanto finisce a terra in particolare Montigel. Sembra però tutto ok. Dicevo, Maurizio, la carriera è corta, però rinunciare alla nazionale, anche perché per esempio per i mondiali ci sarà un mese tra preparazioni e poi le partite, quindi capisco che uno che magari ha un impegno lavorativo non è così semplice abbandonare tutto e dedicarsi solo all'Oche. No, ma
come ti ho detto, è una scelta, una decisione sua rispettabilissima. Poi sai Enrico, sono cambiati anche i tempi, una volta era forse la massima ambizione, no? Vestire la maglia azzurra. Sono passati tanti anni, oggi magari i giocatori la vedono in maniera diversa, quindi prendiamo atto. Dante stava fischiato un fallo, va al tiro. Solito Garzia Bielsa, la parata di Barozzi. Però il Sarzana recupera per un attimo con De Rinaldi, sarà Montigel, Marco Pagnini. Un po' di spazio, pallina non filtra per Davide Pagnini che va a riprendersela, poi il Sarzana. Alla fine però è scivolato Facundo Ortiz, che sostanzialmente ha giocato la sfera con il ginocchio sulle mattonelle del capannino. Fischiata l'infrazione. Francesco Banini cercare il fratello Davide, poi il tiro ancora di Francesco, un bel diagonale largo. Riparte il Sarzana, ancora Garzia Bielsa, pallina però rimbalza, la recupera la formazione azzurra, indietro a cercare Davide Banini, ora Marco Pagnini. Tra l'altro Maurizio, un mese di marzo impegnatissimo e per tutti, anche per Sarzana stesso, che però avrà un return match di World Skate Europe più facile, perché all'andata ha battuto 8-1 il Monza, e quindi insomma 7 gol di vantaggio non sono uno scherzo da recuperare, da difendere più facile. Il Follonia invece andrà a giocare in Portogallo contro il Murcia partendo da un pareggio, e poi a fine mese ci saranno le semifinali di Coppa Italia, insomma partite di campionato, ogni mercoledì un incontro. Beh sì, marzo come sempre è un mese decisivo, perché oltre come hai detto te alle Final Four di Coppa Italia ci sono le coppe europee, e poi si entra nella fase decisiva, no? del campionato per l'assegnazione dei posti playoff, quindi sarà davvero un mese di marzo impegnativo, ma al tempo stesso sarà un mese di marzo davvero entusiasmante per una squadra come appunto il Follonica, ancora in lotta su tutti i fronti. Eh sì. Tanto se ne va Davide Banini, ora sfera per Francesco. Ora Marco mette in mezzo, ci arriva per un attimo Davide Banini, poi sbaglia il passaggio Marco Pagnini, c'è possibilità del contropiede, Borzi tenta di far filtrare la sfera, la respinge la difesa del Follonica, poi Ortiz viene abbattuto da Montigel, subito fischiata la punizione. Lo rivediamo. Qui si allarga il giocatore del Sarzana. Ancora Borzi, gli fa strada De Rinaldis, la pallina però schizza sulla recinzione. C'era un'altra pallina, quindi Davide Banini ha fatto cenno al direttore di gara che una va portata in panchina. Si riparte con Francesco Banini, cercare Marco Pagnini, la parata, sempre però Follonica in attacco, ancora in area a cercare Montigel, gliela soffia Geronimo Garzia, che poi tenta di andare in velocità, va anche al tiro ma Barozzi attentissimo. Adesso Borzi, ancora un passaggio in area a cercare De Rinaldi, la palla un po' lunga. Thank you.
Davide Banini, Marco Pagnini, un po' di spinte al limite dell'area, si lamentano le due panchine. Ora Montigel nell'angolo. Lo aggancia il numero 8, Garcia Bielsa, l'argentino, 26 anni, ex Olimpia, banco ispanico, poi in Italia al Sarzana, ma anche una stagione al Sandrigo, e ora tornato al Sarzana, ma promesso sposo, come detto, al Calafell. Marco Pagnini aspetta l'arrivo di qualche compagno, offre a Davide Banini le finte, poi finisce giù Davide Banini, gli arbitri fanno proseguire. Ortiz sbaglia l'appoggio, la recupera Francesco Banini, se ne sono andati praticamente 6 minuti. Maurizio, buon ritmo, ma poi occasioni, sì, squadre guardinghe, prime schermaglie, insomma, fra due squadre che vogliono portarsi a casa la vittoria, ma che insomma si guardano bene, ecco, dallo scoprirsi e dal prestare il fianco agli avversari. Quindi, diciamo, primi minuti di studio, siamo a 18 minuti e 30 dalla fine del primo tempo, permane il risultato di parità 0-0. Ancora pallina per Garzia, non ha un buon controllo, allora Marco Pagnini, poi passaggio per Montigel, Corona blocca tutto. Poi arriva il fallo commesso da Montigel nell'angolo, anzi due. Garzia, Borsi, si aggancia ancora con Montigel, tre falli in pochi secondi. E allora Sergio Silva vuole parlarci su e chiama un time out. Maurizio. Montigel un po' troppo nervoso in questi primi minuti, sì. Subito allora Sergio Silva ha stoppato la partita, 7 minuti sul cronometro. Sarzana ha vinto nel 2021-22 proprio la Coppa Italia, il vero unico trofeo nella bacheca della formazione rossonera, nata nel 1946 come associazione pattinatori sarzanesi, poi nel 1993 si fondò con APS e Pro Sarzana, allenatore era Mauro Cinquini, e poi come detto negli anni tantissimi giocatori che si sono valorizzati. Finito allora il minuto di sospensione. Nel Follonica è entrato il capitano Federico Pagnini, invariato invece il quintetto del Sarzana. Manovra Ortiz, arriva Garzia, poi lo scarico ancora a cercare Ortiz, diagonale largo, ma bellissima azione quella imbastita dalla formazione ligure. Ora Francesco Banini, non c'è nessuno in area, lo scambio con il fratello Davide, Fede Pagnini, ora Federico Pagnini dietro la porta, guarda i compagni, scarica per Francesco Banini, una quindicina di secondi a chiudere l'azione d'attacco. Ora Marco, Davide, Marco Pagnini va al tiro, c'è la parata, poi però De Rinaldis rifinisce in area, manovra ancora Garzia, non riesce entro 5 secondi, anzi 10 secondi, a riportare la pallina avanti, tanto va giù Marco Pagnini, non c'è fischio, allora Borsi al tiro centrale, la parata di Barozzi,
Francesco Panini. Ora Davide dietro porta, scarica ancora per Marco Panini. Zarzana però non molla di un centimetro. Davide Panini, pochi secondi, scivola anche lui. Può recuperare allora Garzia. Mentre De Rinaldis, Paolo De Rinaldis prepara il primo cambio, esce il figlio Francesco, entra l'astro nascente Joaquin Olmos Robles, ex Banco Ispanico. Si dice che abbia firmato per il Calafell addirittura per 3 stagioni. Subito primo anno in Italia, 20 gol. Giovane argentino, tanto in aria e c'è il gol di Facundo Ortiz. Ruiz si è ritrovato la pallina davanti a Barozzi, l'ha scartato sulla sinistra e ha messo in fondo al sacco. Follonica 0, Sarzana 1. Sì, rivediamo l'azione che ha portato al vantaggio del Sarzana. Primo tiro ribattuto da Barozzi, però niente ha potuto sul secondo tentativo di Ortiz, e il Sarzana appunto passa in vantaggio a 15-22 dalla fine del tempo. Rossoneri in vantaggio per 1-0. Sempre Sarzana, ci prova Borzi. Palla finisce sulla recinzione. Sempre Rossoneri a manovrare proprio con Ortiz. Per Facundo Ortiz, 16° gol in campionato. Davvero ottimi numeri per il 23enne argentino, ex centro valenziano. Ha giocato anche a Murches, proprio in Portogallo, la squadra dove andrà a giocare il Follonica 2 stagioni. Adesso da 2 anni a Sarzana. Prova Francesco Panini. Montigel, Fede Panini, poi il tiro da lunga distanza, è entrato in pista anche Bonarelli. Deve arrivare al tiro però la formazione maremmana, ci riprova ancora Montigel, ma recupera Ortiz. Poi il fallo di Bonarelli in area, una spinta, Ortiz va subito via in contropiede. Sesto fallo per gli azzurri. Ancora la pallina a centropista, la recupera Montigel, Fede Panini, Francesco Panini. Ancora Montigel. Ora Fede Panini tenta un tiro accompagnato, respinge Corona, parte Borzi. Colonica che recupera con Montigel, le finte. Cercare Francesco Panini. Poi il tiro da lunga distanza, la pallina in area, Bonarelli non riesce a controllare. E dalla parte opposta Barozzi allontana. Ancora attacco maremmano mentre ci stiamo avvicinando a metà del secondo tempo. Maurizio, mi sembra un po' troppa frenesia negli azzurri. Il Sarzana difende molto bene. Pochi spazi a disposizione del Follonica, che ci prova con conclusioni da lontano, ma fino a questo momento non hanno avuto
non hanno avuto esito. Davvero la formazione ligure sta bene in pista, e per il Follonica non è assolutamente facile arrivare alla conclusione. Intanto entrato in pista un altro pezzo da 90 nel Sarzana, che risponde al nome di Domenico Mimmo Illuzzi. Poi c'è il break a centropista, ferma tutto Montigel, spreca ancora Ortiz, che si è ritrovata un assist proprio sul secondo palo. Bonarelli fa partire Federico Pagnini, ma prima di lui Illuzzi. Poi ancora in aria a cercare Olmos, palla un po' alta, difficile da controllare, va Bonarelli, gran botta larga. Arriva allora il time out chiamato dalla panchina del Sarzana. Sergio Silva, Maurizio cerca di mischiare un po' le carte. Sì, hai detto bene anche te, Follonica un po' troppo frenetico, ecco, nelle azioni offensive. Sarzana che comunque si rende pericoloso quando riesce ad arrivare dalle parti di Barozzi, crea sempre qualche problema. È una partita complicata, Enrico, partita difficile, quindi Sergio Silva fa bene a parlarci su. Cerchiamo di carpire qualche indicazione da parte di Silva, che ha chiamato uno schema. Intanto sulle altre piste, iniziata alle 20, Giovinazzo avanti 3-2 sul Breganza, la partita importantissima. Baldagna avanti 2-1 sul Monza, mentre il Montebello sta vincendo a Grosseto per 2-1. Si ripartirà con la punizione per la formazione ligure. Recupera anche Buralli, che mette dall'altro lato e trova Bonarelli. Cercare Fede Pagnini, ora Montigel. Ancora Bonarelli, Montigel, Buralli. Capitano Federico Pagnini, un po' di spazio. Ancora Buralli. Pensa al tiro, c'è la precisione ma non la potenza, mentre dall'altra parte anche Barozzi. Va la respinta, poi Buralli. Alla meglio di tutti Olmos, poi arriva il fallo. Olmos è andato a colpire Bonarelli. Montigel, Buralli, ora Fede Pagnini, ora Montigel. Recupera Olmos, che tenta di mettere a disposizione del compagno di Ortiz, ma anzi di Garzia, che non riesce alla deviazione. Ora siamo già dalla parte opposta con Buralli, inseguito da Illuzzi che lo bracca, non molla. La pallina poi recuperata dal Sarzana, Borzi, Illuzzi. Sembrano un po' molli i giocatori del Follonia, Maurizio, quelli del Sarzana determinatissimi, molto reattivi per il Sarzana. Follonica poco lucido, anche i 7 falli di squadra insomma confermano che l'approccio non è stato dei migliori. Insomma, difficile vedere la formazione di Sergio Silva commettere così tanti falli, ecco, quindi servirà ragionare un po' di più, cercare di essere soprattutto più lucidi in fase offensiva. Tanto Buralli, tentato il servizio per Bonarelli, ha bloccato tutto Borzi,
poi dall'altra parte c'è la conclusione, la parata di Barozzi sul tiro di Olmos, davvero un peperino Joaquin Olmos, 20 anni. Montigel, Muralli, Muralli va al tiro deviato, recupera il Sarzana, poi in aria la respinta corta di Barozzi su Borzi, in diagonale finisce largo, ancora Borzi in area, Barozzi questa volta ci mette la manona. Devo dire la verità, Maurizio, ora le occasioni ci sono, ma quelle più importanti mi sembrano per il Sarzana. Il Sarzana, sì, le conclusioni del Follonica molte sui parastinchi. E intanto il raddoppio di Geronimo, Juan Garcia, Bielsa, break a centropista e Garcia la mette all'incrocio dei pali, il Sarzana va sul 2-0, 2-0. Eh sì, lo stavamo appunto dicendo, rivediamo intanto l'azione in Luzzi per Garcia, bravo e soprattutto freddo a mettere la palla nell'angolo alto alla destra di Barozzi, e lì davvero poteva far poco il portierone del Follonica. È dato il gol di Marco Pagnini, pallina a centropista, discesa, e Marco Pagnini in diagonale fa secco Corona, riapre subito la partita 2-1. Importantissimo, importantissimo questo gol per il Follonica. Rivediamo intanto il replay, Marco Pagnini che parte dalla sua metà pista, si incune in area e poi deposita la sfera nel set alla sinistra di Corona. Eh sì, due distrazioni, sono arrivati due gol praticamente in 7 secondi. Prova ancora Garcia, mette in mezzo il tiro da parte di Luzzi, la parata di Barozzi, poi il fallo di Olmos. Match si è scaldato, c'è da pulire però le mattonelle del capannino. Uno due micidiale, Maurizio, perché... sì, beh, questa volta forse la difesa del bravo Marco, è un gol bellissimo, un'azione molto bella, però forse un po' leggera la difesa del Sarzana, e praticamente si è fatto più di metà pista Marco e poi ha fatto un gol molto bello, quindi importante aver trovato subito il gol dell'1-2. Sì, abbiamo rivisto il break e il gol del 2-1, del 2-0, poi qui Marco slalom e pallina a fil di palo in diagonale, qui i portieri a dirti la verità possono farci poco. Sì, sì. Parte allora il Follonica, Marco Pagnini, gol numero 7 in campionato. Borzi bloccato, può arrivarci Bonarelli. Montigel, Marco Pagnini. Follonica fa girare velocemente la pallina, ma la recupera il Luzzi, che poi è contrastato da Marco Pagnini, poi Luzzi aggancia il giocatore Follonica. Ci sono le proteste perché la formazione maremmana ha battuto non nel punto esatto, l'arbitro Alfonso Rago si è arrabbiato. Si becca il warning Marco Pagnini, però le azioni in contropiede insomma cambiano, quindi chiaro il Follonica voleva andare. Abbastanza insolito vedere sì. Marco così infuriato. Manovra allora Davide Banini,
Ancora Montigel, sempre avanti il Sarzana, 2-1 al Capannino. Poi il tiro di Marco Pagnini, palla leggermente larga. Ci riprova Marco Pagnini in area, ma lì Olmos blocca tutto. Già dalla parte opposta, Montigel lo stoppa. Viene fischiato un fallo, che è il settimo di squadra. Sembrava un intervento sulla pallina, ma l'arbitro era lì, Cristiano Parolin. Il Luzzi va al tiro, vola Barozzi, poi recupera ancora la formazione maremmana, Davide Banini, Marco Pagnini, la conclusione, para Simone Corona. Ancora Olmos nell'angolo, si combatte. Infine la pallina per il Follonia, c'è la trattenuta di Garzia. Montigel riesce in qualche modo a servire Marco Pagnini. Ora Davide Banini. Ci stiamo avvicinando alla fine del primo tempo. Poi la sfera è bloccata sostanzialmente sulla linea da Simone Corona, l'incursione di Davide Banini. Ci sarà dunque ingaggio. Recupera Ortiz, cercare Garzia, poi indietro per il Luzzi, va anche al tiro Mimmo e Luzzi, lì c'è però Barozzi, i due sono stati a lungo compagni di nazionale, alla fine sono scambiati anche la fascia da capitano. Sempre però Sarzana, che può ripartire con Olmos, va anche al tiro largo Duralli, un po' di spazio, riesce a servire Francesco Panini, poi in area Davide, la parata di Corona. Ora Marco Pagnini, bloccato, può ripartire Ortiz, gli fa accenno Garzia però di rallentare, di mantenere un po' il possesso palla in questa fase. Siamo entrati negli ultimi 5 minuti del primo tempo, il Luzzi, Olmos, si gioca praticamente in un fazzoletto, ancora Olmos inseguito da Marco Pagnini, Olmos in aria, si era ritrovato solissimo praticamente davanti a Barozzi. Ha provato una giocata a Barozzi, però non si è lasciato intimorire. Duralli, Marco Pagnini, Davide Banini in aria, la parata di Corona sull'incursione di Duralli. Ancora il Luzzi. Tentativo di assist al centro area, la pallina allontanata, la recupera Duralli, Davide Banini che va anche al tiro, un bel diagonale a fil di palo. Poi Sarzana con Garzia, mentre Francesco Banini fa vedere all'arbitro la botta che ha preso sul braccio. Ma arriva anche il time out chiamato da Sergio Silva. Maurizio, minuti intensi. Sì, la partita è divertente comunque, perché le due squadre si affrontano a viso aperto, occasioni di più rispetto all'inizio della partita, e quindi tutto sommato, ecco, una partita godibilissima. Rimane il vantaggio del Sarzana per 2-1,
ricordiamo 8 falli di squadra per il Follonica, 5 per il Sarzana, 3-25 alla fine del primo tempo, e Liguri in vantaggio per 2-1. Eh sì, non sono pochi. Un match che si è scaldato a lampi. In 7 secondi il 2-0 di Garzia e la rete di Marco Pagnini dopo il vantaggio al nono realizzato da Ortiz. Il Sarzana avanti 2-1 al Capannino, come detto match importantissimo che vale in sostanza il terzo posto, ma ancora c'è tanto hockey da vedere. Follonica restituisce la pallina alla Sarzana, la fa sua Borzi a cercare il Luzzi, però la sfera rimbalza, poi va giù Montigel, il Luzzi è già dalla parte opposta, mette in aria, pericolo, si salva la difesa maremmana. Allora Buralli, un passaggio per Davide Banini, non è preciso, recupera però Francesco, ora Montigel. Anche Montigel però ferma la partita perché c'è da asciugare la pista in diversi punti. Questo è un problema, Maurizio. Lo so, però è così. Allora qualche attimo di pausa, però insomma i pattinatori mettono a rischio la propria incolumità, perché quando si va anche in velocità e si trova l'umidità in pista è facilissimo scivolare. Sembra tutto sistemato, il Luzzi restituirà la pallina al Follonica, riparte allora Francesco Banini per il fratello Davide, nell'angolo per Montigel, gli aveva fatto strada proprio Francesco ma Montigel non è riuscito a servirlo, indietro ancora per Buralli, Montigel, poi in area Davide Banini, va giù, rigore, il fallo di Olmo, di Ortiz su Davide Banini che si guadagna un rigore quando mancano 2 minuti e 20 alla chiusura del primo tempo. Non ci sono state tante proteste, no, mi sembrava netto, insomma trattenuto nettamente, ripetutamente. Allora Buralli la spara fuori, perde l'occasione il Follonica, si rimane sul 2-1 per il Sarzana. Poi entro 5 secondi Sarzana non ha portato avanti la pallina, allora possesso al Follonica, siamo entrati negli ultimi 2 minuti. Davide Banini, chiuso nell'angolo, può ripartire Borzi, Olmos, cercare il Luzzi, ancora Borzi, ora Garzia, Ortiz, Borzi, ancora Garzia, Sarzana davvero in palla in questa fase, pallina si è alzata, sarà rimessa in gioco allora per i rossoneri,
Alla fine sarà una punizione molto interessante dal vertice dell'area di rigore. La pallina Borzi a cercare Garzia, ancora Borzi che va al tiro, lì c'è la parata di Barozzi, il rimbalzo va a finire sulla recinzione. Sempre i liguri a manovrare. Ora il Luzzi per Borzi. Salzana prova a centropista, prova Garzia, cercare Olmos, rimbalzo, finisce a terra Olmos e arriva un fischio, il fallo che è il nono di questa partita per il Follonica, ma siamo solo alla fine del primo tempo. Ancora Olmos, blocca però questa volta la difesa del Follonica, può ripartire Davide Banini, ancora Banini, incredibile, qui si arrabbia il pubblico perché il giocatore del Sarzana è andato a scontrarsi, ha guadagnato un fallo ed è il decimo fallo di squadra. Sono le proteste vibranti. Della panchina del Follonica va a battere dunque la punizione di prima Garzia, che va a sfidare Leo Barozzi. Andrà sicuramente verso la porta Geronimo Garzia, parte le finte davanti a Barozzi, gol! E che gran gol di Garzia! Il Sarzana si porta sul 3-1 a 30 secondi dalla fine del primo tempo. Sì, tirato molto bene, un tiro diretto da parte di Garzia, rivediamo. Doppia finta, Barozzi a terra e palla nel sacco. Rimangono i dubbi insomma sul decimo fallo, proteste veementi da parte del Follonica, però così hanno deciso gli arbitri e Sarzana ne scappa via sul 3-1. Arriva anche il time out chiamato dal Sarzana. Speriamo che la partita non si incattivisca, no, ma non credo, almeno fino a questo momento è stata assolutamente tranquilla. Chiaro, sai, a volte gli episodi come appunto l'ultimo fallo, il decimo fallo, non sembrava effettivamente un fallo di squadra, però insomma gli arbitri hanno deciso così. Poi bravissimo Garzia nell'esecuzione, niente da fare per Barozzi. Ci hanno parlato dunque su le due panchine, si riprenderà con la rimessa in gioco per il Follonica, 30 secondi la prima sirena, Sarzana sul 3-1, doppietta dunque per Garzia che sale a 19 gol in campionato. Sulla sfera c'è Montigel, andiamo a cercare Francesco Banini, ora Davide Banini, Buralli, ancora Davide Banini, proverà l'ultimo assalto il Follonica, va Francesco Banini, un po' di spazio, il tiro, la pallina deviata e allora si va al riposo con il Sarzana avanti 3-1, il gol dopo 9 minuti e mezzo segnato da Ortiz, raddoppio al 16:39 di Garzia, subito dopo la rete di Marco Pagnini nel finale di questo primo tempo sul decimo fallo di squadra, ancora Garzia a 30 secondi dalla sirena porta il Sarzana sul 3-1. Maurizio,
Bella partita, Sarzana mi sembra un pochino più in palla del Follonica. Sì, Sarzana in palla, bravo a sfruttare le occasioni, Follonica un po' distratto, impreciso, e il punteggio insomma parla ovviamente a favore dei rossoneri liguri, quindi 3-1 per il primo tempo. Vediamo se Silva riuscirà insomma a sistemare un po' le cose, e vediamo nel secondo tempo cosa accadrà. Bene, con questo è tutto, a risentirci per la ripresa.
squadre di nuovo in pista, il Capannino si sta ancora mettendo a posto la rete di una porta. Ne approfitto per chiedere a Maurizio la solita domanda. Maurizio, cosa hanno detto gli allenatori negli spogliatoi? Ma Sergio Silva chiede alla squadra di ragionare un po' di più, chiede più tranquillità, tranquillità che poi comporta anche ovviamente un'azione più fluida, più lucidità, più precisione, cosa che è mancata alla formazione bianco-azzurra. De Rinaldis credo sia soddisfatto, perché la sua squadra ha interpretato al meglio questa sfida, grande aggressività, determinazione, qualità anche nel gioco e soprattutto tre gol che gli permettono appunto di trovarsi in vantaggio per 3-1. Eh sì, dal possibile pareggio sul tiro dal dischetto da parte di Buralli è arrivato il decimo fallo dei Maremmani, che ha portato al terzo gol di Garzia, la doppietta. Riparte proprio Garzia. Borzi, cercare Ortiz, ora Francesco De Rinaldis. Colonia ha costretto ad andare in pressing, ancora Garzia bloccato per un attimo, recupera Ortiz, Garzia, De Rinaldis, poi secondo a chiudere l'attacco, il tiro deviato da Davide Banini che va al recupero. Parte Davide Banini, le finte, prova anche il tiro, ma lì c'è un attento Simone Corona. Allora Garzia in area, anche Barozzi si allunga. Ora Francesco Banini, serve certamente una scossa al Follonica. De Rinaldi, Sborzi, due veterani. Cercare Ortiz, ne sono andati due minuti in questa ripresa. Tanto Davide Banini fa il break, mette in mezzo, non ci arriva Marco Pagnini. Ancora per Davide, Francesco, un po' di spazio in mezzo all'area, questa è una buona idea, ma Davide ringrazia il fratello, non ci è arrivato. Poi la pallina spedita nella prova a metà campo, la rimessa in gioco sarà per il Sarzana. Sta ancora discutendo. Finisce a terra Ortiz, questa volta la scivolata non consiste in un fallo, ma Follonica recupera la pallina, va Francesco Banini, che però non riesce a farla filtrare per Montigel, poi la deviazione del Follonica. Allora Borzi, il capitano, Garzia, Ortiz in avanti, Garzia in area, la parata di Barozzi, ma che giocata ancora, Maurizio, del Sarzana. Grande giocata e soprattutto grande Barozzi, che ha evitato il gol del 4-1 del Sarzana. Quindi Follonica che ha iniziato in avanti, ma sempre attenzione alle ripartenze del Sarzana, sempre molto pericolose. Ci prova allora Francesco Banini, è stato fischiato un fallo al Sarzana, poi il tiro da parte Davide Banini, palla larga, recupera Garzia, cercare Ortiz, in qualche modo recupera Borzi, ancora Ortiz, inseguito da Davide Banini. Match al di là di tutto, Maurizio, intensissimo.
Sì, davvero un inizio molto interessante in questo secondo tempo. Folloni che ci sta provando come in questa occasione, palla per Marco da parte di Francesco Banini, davvero una pallina invitante, ma Corona ancora una volta ha detto di no. Eh sì, il filtrante per Marco Pagnini, ma lì c'è Simone Corona, l'abbiamo detto a inizio telecronaca, ha conquistato la convocazione nazionale. Per il torneo di Montreux. Rimessa in gioco è proprio per i rossoneri. Manovra Ortiz, De Rinaldis, Borzi. Cerca di allungare la squadra, la formazione ligure, per stanare un po' il Follonica. Rinaldi sa il tiro, ma Marozzi non fa una piega. Allora Davide Banini, le finte, non riesce a saltare Borzi. Poi in area va anche al tiro, Corona la tiene lì. Un raso terra che voleva far filtrare la pallina, ma Polonia adesso più aggressivo. Palla di Marco Pagnina, recupera Davide Banini. Ora Francesco. Montigel, Marco Pagnini, il tiro, la parata di Corona, sempre Follonica. Se ne sono andati i primi 5 minuti, vantaggio ligure 3-1. Recupera Ortiz, Garzia al limite dell'area, in qualche modo la difesa azzurra ferma tutto. Francesco Banini, alla fine gli scappa la pallina. Borzi, Garzia, fermato da Davide Banini, poi in seconda battuta Francesco, i due Banini la recuperano, ma Francesco non ci arriva, Davide sull'assist, ma sempre Follonica, Marco Pagnini, ancora Davide, va anche al tiro sul primo palo, ma lì Corona fa buona guardia. Ortiz in area, De Rinaldis bloccato. Allora Francesco Banini, Marco Pagnini. Maurizio, non c'è un attimo di sosta. Sì, non c'è un attimo di sosta, però è un po' troppo prevedibile la manovra del Follonica. Le conclusioni non fanno male a Corona e serve qualcosa in più, Enrico. Serve uno spunto, una giocata per riaprire il match, per ridare insomma speranza al Follonica. Rientra in pista Federico Pagnini, poi di riposo per Marco il cugino. Allora Montigel, bisogna ripartire. Davide Banini, Montigel, cercare Fede Pagnini. Ora Davide Banini, poi lancio nel mezzo di Fede Pagnini, blocca tutto De Rinaldis, può ripartire Borzi. Questo ritmo certamente va bene al Sarzana, che riesce un po' a tenere sotto controllo la partita. Sì, fino a questo momento assolutamente non è facile, perché insomma la formazione di De Rinaldis chiude ogni varco, chiude bene, è molto aggressiva, quindi non è assolutamente facile, però il Follonica deve per forza cercare di fare qualcosa in più, cercare una giocata vincente, ecco. Ci riprova allora Ortiz, indietro per Borzi. Intanto in pista anche Olmos, che va subito allo scatto, poi a centro area la pallina deviata, può partire Francesco Banini, le finte, ferma tutto Borzi. De Rinaldis, lo ha preso Davide Borzi appena dentro l'area, poi il break di Montigel,
po' di spazio indietro e la parata su Buralli da parte di Corona. Anche qui grande occasione, Maurizio. Beh, questa volta il Folloni aveva fatto tutto bene, palla di Nando per Federico Buralli, è stato bravo, si è superato Corona che ha davvero evitato il gol del Follonica, quindi bene in questa occasione la formazione di Sergio Silva. Ancora Borsi, se ne stanno andando quasi 9 minuti nella ripresa, Follonica sempre sotto di 2 gol. Borsi al tiro, la palla deviata, può farla sua senza problemi Buralli. Francesco Panini, Fede Pagnini. Colonia non solo deve recuperare 2 gol, Maurizio, ma dovrebbe vincere questa partita per agguantare il terzo posto, anche se mancano ancora tanti scontri. Certo, 2 gol per rimettere in equilibrio, però è chiaro, l'obiettivo è quello di vincere, perché solo vincendo insomma riesci a superare il Sarzana. Impegno molto ma molto arduo. Eh sì, Sarzana sembra davvero in serata. Ora Montigel, chiuso da 2 avversari che gli soffrono la pallina, la recupera Ortiz, Olmos, entra in pista anche il Luzzi, va Olmos con le finte ma Buralli blocca tutto. Montigel, Fede Pagnini, Francesco Panini, Montigel, Fede Pagnini va giù intanto Montigel che poi si rialza. C'è un fallo però di squadra segnato al Sarzana, poi il tiro e la deviazione che per poco non mette nei guai Simone Corona. Può ripartire allora Ortiz, in mezzo per Borsi, ma anche Borsi non ha un buon controllo. Francesco Panini un po' nervoso, esce Montigel, rientra Davide Panini. Buralli, Davide Panini al tiro, la palla deviata. Si arrabbia Maurizio Sergio Silva. Si arrabbia perché passano i minuti e la squadra non riesce a trovare ancora il bandolo della matassa. Intanto in questo secondo tempo nemmeno un fallo di squadra a carico del Follonia, sì. Quindi è cambiata un po'. È cambiato perlomeno il vento. Sì, assolutamente. Beh, erano troppi quelli nel primo tempo per come ci ha abituato il Follonica. C'è da asciugare nuovamente la pista. Qualche scivolata. L'arbitro Cristiano Parolin, che insieme a Alfonso Rago sta dirigendo il match, sta portando a vedere dove ci sono appunto i punti da sistemare. Sarzana fin qui sta dimostrando insomma che il terzo posto non è casuale, la squadra ha già vinto 15 partite in campionato, sta andando bene in World Skate Europe, quindi nulla da dire. Manovra Davide Panini, cercare Francesco, poi il tiro di Davide Panini ma la difesa del Sarzana blocca. Olmos, Borsi, Illuzzi, poi la palla schizza nella zona di Francesco Panini, ancora lo scambio in aria, Federico Panini verso la porta ma non inquadra lo specchio, sempre però Follonica. Davide Panini, ora Francesco,
Francesco Panini va al tiro, c'è la potenza ma centrale, poi alla fine Borzi aggancia Francesco Panini e si becca il cartellino blu, cartellino blu. 12 minuti esatti, blu a Borzi, fallo su Francesco. Arriva anche un time out chiamato da Paolo De Rinaldis. Maurizio, qui la grande occasione per riaprire subito la partita e poi il Sarzana è 8 falli, di sì. Sì, infatti questa è un'occasione assolutamente da sfruttare per il Follonica, per trovare quel gol del 3-2, quella scintilla insomma che potrebbe davvero ridare fiato alle speranze del Follonica in una partita davvero molto molto complicata. Quindi time out, Sergio Silva insomma ci sta pensando su e poi l'occasione sulla stecca di Davide Banini. Eh sì, Davide Banini insomma deve provare a riaprire in tutti i modi questo match, anche se Simone Corona insomma è in forma straordinaria. E allora Davide Banini si avvicina alla mattonella dei 7,40 m. Va a sfidare Simone Corona, tutta la carriera nel Sarzana. Ora 32 anni, festeggia anche la convocazione per il torneo di Montreux. Parte Davide Banini, la rincorsa, avanza Davide Banini, le finte e la spara fuori. C'è da ripetere però il tiro perché Corona è uscito dalla lunetta. La disperazione di Simone Corona. C'è anche l'ammonizione. Eh sì, effettivamente era uscito nettamente sì, dalla lunetta. Tutto da rifare. L'arbitro Alfonso Rago me lo va a spiegare. Davide Banini riprende la rincorsa, parte ancora Davide Banini, questa volta il tiro e c'è la parata di Corona al secondo tentativo. Ora 2 minuti di power play. Probabilmente la botta alla spalla in un posto dove non c'è copertura per Simone Corona. Beh, tiro molto forte sì. Di Davide. Ha cambiato strategia. Ha cercato la botta subito. Corona è stato bravo a respingere. I due, come detto, si ritroveranno in nazionale. E allora power play. Marco Pagnini, Davide Banini, Francesco Banini. Il tiro di Francesco Banini, ancora la parata di Corona. Sempre Folloni a manovrare. Pista anche il Luzzi nel Sarzana. Ora Marco Pagnini, Francesco Banini va al tiro, Olmos respinge e poi parte in contropiede, lo blocca Barozzi. E allora Francesco Banini tenta poi l'assist Montigel, il Luzzi ferma tutto. Davide Banini, ancora il tiro, gran botta largo, la pallina poi finisce sulla rete della porta e allora ci sarà ingaggio. Troppo alla svelta però il tocco di Ortiz, possesso che passa al Follonica. Marco Pagnini, Davide Banini, Francesco Banini. Ora Marco in area,
Francesco Banini, la palla carambola, il tiro respinto ancora da Corona. Il Luzzi indietro a cercare Ortiz, poi la butta via. Polonia che può tornare a manovrare. Davide Banini, Marco in aria, Marco, la palla! Finisce in rete, ma probabilmente c'è stato il fallo. Lo rivediamo. Ecco Marco che entra in aria, la pallina carambola. L'arbitro Alfonso Lago però segnala l'infrazione. Allora Sarzana, cercare Olmos, bloccato, recupera Marco Pagnini, ancora Marco, limite dell'area, il tiro largo, sbaglia l'appoggio Montigel. Ora Olmos finisce a terra e la parata di Barozzi, incredibile, su Garzia. Marco Pagnini, c'è il tocco ancora di Ortiz, si è salvato Maurizio Zarzana. Sì, Folloni è con la superiorità, ha rischiato comunque grosso in un paio di occasioni, quindi davvero poca lucidità anche nella gestione dell'uomo in più. E allora Silva vuole parlarci su, sono stati minuti intensissimi ma non ha trovato la via della rete la formazione maremmana, e qui credo ci sia da parlarne abbondantemente. Beh sì, insomma, questa oltre al tiro libero sbagliato poi nei due minuti di power play il Follona non è riuscito a trovare la via del gol, anzi ha rischiato in un paio di circostanze addirittura di capitolare di nuovo, quindi partita davvero molto ma molto difficile. E allora stiamo rivedendo qualche azione di questo secondo tempo. Questa è l'ultima di Olmos, la parata di Barozzi su Garzia. Ci sono sempre 8 falli di squadra per il Sarzana. A 10 si è fermato il Follonica alla fine del primo tempo, nel secondo non ne ha più commessi. La rimessa in gioco è per la formazione maremmana. Francesco Banini per Davide. Scambio fra i due, ma poi il tiro, la gran cannonata di Francesco, largo. Sempre Banini, cercare ora Montigel. Davide Banini, Polonica alla ricerca di un gol, fritta a terra intanto Francesco Banini, l'ha mandato a quel paese Mimmo Illuzzi. Gli arbitri non hanno fischiato nessun fallo. Leonida Romualdi ce lo fa rivedere. Beh, il colpo sul bastone perlomeno c'è stato, su quello ne siamo abbastanza certi. Sì. Però si becca un warning Francesco Banini. Francesco Banini, sì. Siamo entrati negli ultimi 10 minuti, si sta ancora discutendo. Possesso è del Sarzana. Manovra Illuzzi. Cercare
Ortiz, poi avanti per Olmos. Adesso Zarzana sta decisamente tentando di allungare la pista. Luzzi, Olmos, cercare Borzi. Borzi è andata al tiro, ma riconquista Buralli. Ancora Federico Buralli in aria, poi il tiro, la parata di Corona. Strepitoso Simone Corona su Davide Banini. Pista anche Bonarelli. Ancora Buralli, gran botta ancora. Vola Simone Corona. E arriva il time out chiamato nuovamente da Zarzana. Anche qui un po' di discussioni, rivediamo qualche azione. Buralli, tiro, e poi Davide Banini non riesce a inquadrare la porta. Momenti delicatissimi, Maurizio, di questo match. Il tempo c'è per fare tutto, però Zarzana mi sembra decisamente in palla. Sì, beh, insomma, 8 minuti e 50 sono un'eternità in questo sport. Però, come hai detto giustamente tu, Zarzana in palla, in pista, ci sta molto bene, sta facendo girare la pallina, cerca di limitare al massimo, insomma, le azioni del Follonica. Follonica che da parte sua ci prova con la grinta, ci prova con la cattiveria, la determinazione, però siamo sempre lì, manca un po' di brillantezza, manca un po' di lucidità e quindi tutto si fa terribilmente complicato. Allora il cronometro era andato un pochino avanti, ci sarà da attendere 8 secondi prima della ripartenza, ma insomma cambia nulla. Follonica è in zona d'attacco. Sulla sfera Bonarelli, passaggio per Montigel, andate a cercare Buralli, Davide Banini, ancora in area, allontana nuovamente Corona, la recupera Bonarelli, Davide Banini, Montigel al tiro, gol! La palla filtra, ha segnato il Follonica, probabilmente il tocco di Oscar Bonarelli. Accorcia allora le distanze il Follonica, 3-2. E arriva nel momento forse meno atteso il gol del Follonica, il tiro da lontanissimo di Montigel che trova il tocco amico di Oscar Bonarelli. Pallina che questa volta beffa Corona, Follonica si porta sul 2-3 e ora, caro Enrico, inizia un'altra partita. Non era finita, no, assolutamente. Nell'Oi due gol non sono nulla. Un conto essere sotto di due, un conto essere sotto di uno. E allora saranno 8 minuti intensissimi. Pallina ancora per Montigelli in aria. Finisce a terra, poi il tiro di Bonarelli. La palla allontanata. Davide Vanini che va a spingere l'avversario. Per Oscar Bonarelli è stato l'11° gol in campionato. Allora il Luzzi, la scintilla è arrivata, che ci voleva, è arrivata. Però Zarzana è lì, Sì, assolutamente. Allora Olmos in aria, lo blocca Barozzi. Montigel va a redarguire il giocatore. Joaquin Olmos. Vediamo la decisione poi di Alfonso Rago. Gli fa segno che deve alzarsi. E dà anche un fallo di squadra
al Sarzana e quindi sale a 9. Sì. Al di là di tutto, Maurizio, secondo me è il gioco della partita, non c'era l'intenzione secondo me anche di Olmos, era lì, ha provato il tiro, poi è franato sul portiere, ma insomma. Sì, probabilmente è così, gli arbitri però hanno deciso in altro modo e quindi scatta insomma adesso il rischio, decimo fallo per il Sarzana. Da asciugare nuovamente la pista, poi potrà ripartire proprio il Follonica. Davide Banini sfera per Francesco, questi ultimi 7 minuti e mezzo. Ora Buralli tenta la rimonta, dunque la formazione maremmana. Francesco Banini, anzi Davide Banini, palo! Il palo clamoroso di Davide Banini. E allora Sarzana, Borzi per Garzia, para tutto! Barozzi! Poi ancora la conclusione e la parata di Corona. Momenti davvero a tergere l'installo, Maurizio, in questa partita. Grande intervento di Leo Barozzi e Follonica che attacca a testa bassa. Davvero saranno poco meno di 7 minuti molto molto intensi con il Follonica alla ricerca del gol del pareggio e Sarzana, ricordiamolo, a 9 falli di squadra, quindi pericolo, decimo fallo e tiro diretto per il Follonica molto molto vicino. Davide Banini, palla in avanti, deviata, la allontana Corona, la recupera in difesa Francesco Banini, che poi parte di gran carriera, va anche al tiro, gol! Il pareggio di Francesco Banini, 3-3. Il gran tiro di Francesco Banini. Rivediamo la pallina recuperata proprio da Francesco e si accentra e poi lascia partire un gran tiro. Niente da fare per Simone Corona, il Follonica, Enrico, riagguanta il pari. Sì, una partita elettrizzante in questa fase, non è stata sempre così, Sarzana ha cercato un po' di addormentarla all'inizio della ripresa, però il Follonica adesso in 2 minuti nemmeno, 2 gol di Bonarelli e Francesco Banini. Francesco Banini è arrivato in campionato al 21esimo centro, è chiaro che cambia tutto, perché l'inerzia adesso spira dalla maremma. Ovviamente, insomma, il Follonica ha trovato questi 2 gol in pochi minuti, in pochi secondi e quindi adesso è il Sarzana insomma a doversi ricompattare, a dover ritrovare insomma la giusta calma e tranquillità per cercare di gestire il risultato, però ricordiamo insomma i 9 falli sono sempre lì. Finito allora il minuto di sospensione, può ripartire la partita. Il Luzzi per Garzia. Poi in area, pericolo, la spara fuori Olmos. Sparita la pallina. Ecco che ritorna. C'è stata certamente una deviazione, anzi sì, deviazione. Rimessa in gioco sempre per la formazione rossonera. Ancora Olmos, il Luzzi, poi Luzzi in area, ma lì c'è Barozzi, poi Bonarelli,
Bonarelli agganciato da Olmos. Il fallo però è fischiato al giocatore del Follonica. Tra le proteste del Capannino. Come? Tra le proteste del Capannino. Ah sì, beh, non mi sembrava, ecco, sinceramente, fallo di squadra per il Sarzana, però magari abbiamo visto male. Ancora il tiro in area allontanato. Poi finita a terra Bonarelli. Io sinceramente non ho ben visto quello che è successo, ma Olmos sta dicendo qualcosa a Bonarelli. L'arbitro Rago ha fatto entrare in pista i sanitari e Bonarelli costretto a uscire. Saranno 5 minuti e mezzo, Maurizio, da seguire tutti in apnea. Sì, 5 minuti e mezzo di fuoco col Follonica a testa bassa alla ricerca di quel gol che potrebbe voler dire sorpasso in classifica e Sarzana, insomma, che cercherà con le unghie e con i denti di portarsi a casa almeno un punto. Muralli. Follonica un po' abbonato ai 3-3 in questa fase di stagione. Tanto in aria, Muralli, incredibile parata, forse anche la traversa. Dopo il 3-3 con il Murce, è arrivato il 3-3 col Forte dei Marmi e anche stasera 3-3 con il Sarzana. Credo ci sia da asciugare nuovamente la pista. L'arbitro Rago indica il punto dove intervenire. Match davvero intensissimo in questo momento. Si può riprendere. Pallina per il Follonica. Davide Vanini per Montigella, colpito da Illuzzi. Da dietro finisce a terra, gli arbitri fanno proseguire, allora Garzia. Il Luzzi non ha buon controllo. Ora Muralli. Olmos va a fermare Montigel e allora decimo fallo Sarzana. Ingenuità di Joaquin Olmos. Vediamo chi va sulla pallina, torna Davide Vanini. Stanno parlottando al tavolo il direttore di gara. Il tabellone segna punti, dei falli non è stato aggiornato, non vorrei che fosse data a punizione senza il fallo di squadra, poi staremo più sicuri, ma intanto Davide Vanini va con le finte, tiro palo, palo! Sfortunato ancora Davide Vanini. Ah sì, perché cartellino blu, cartellino blu. Blu a Olmos allora. In area Francesco Vanini la spara fuori, recupera Montigel. Scusate, non mi ero accorto del cartellino blu. Poi Marco Pagnini in area, para ancora
Simone Corona. Sarzana che si difende con le unghie e con i denti, poi allontana la sfera e con l'uomo in meno a 9 falli è davvero dura per il Sarzana. Sì, due errori dai 7,40 m per Davide Banini. Ora va Francesco Montigel. Ora Montigel, Davide Banini, Montigel, un buon controllo. Ora Francesco Banini, poi palla per Marco Pagnini, il tiro, la spara fuori, ma sempre Follonica. Ora Davide Banini respinge Corona. Marco Pagnini, Montigel. Ancora Marco Pagnini, Corona attentissimo, si salva ancora Sarzana, poi in difesa recupera Marco Pagnini. 3 minuti alla fine, si scalda il pubblico del Capannino. Davide Banini non riesce a servire il compagno, poi Sarzana è subito pericoloso, bloccato da Montigel. Allora 3 contro 1, va Marco Pagnini in aria, Marco, e c'è il gol, di Marco Pagnini, power play, Follonica 4, Sarzana 3, rimonta completata. Ripartenza micidiale del Follonica. Ripartenza, dicevo, del Follonica. Marco Pagnini bravissimo a tu per tu con Simone Corona, palla nel sacco e sorpasso del Follonica. Una partita lunghissima ancora. Sarzana adesso è tornata a giocare con 4 uomini di movimento. Garzia, la palla a carambola. Fede Pagnini nell'angolo, lotta, ma sono 2 avversari. In qualche modo recupera il Luzzi. Ortiz, arriva il fallo di Garzia e questa volta sì, è il numero 10. 10° fallo per il Sarzana. Follonica, l'occasione davvero ghiottissima, 2 minuti e 26 dalla fine della partita, con questo tiro libero a disposizione di mettere davvero un punto importante, ecco, sul match. Eh sì, però ci va Francesco Banini. Davide ha lasciato il tiro al fratello, che prende la rincorsa. Parte Francesco Banini, il tiro, gol! La bomba di Francesco Banini! 5-3, 5-3! Sua punizione è il suo tiro, tiro fortissimo. Corona non ha potuto far nulla se non vedere la pallina in fondo alla rete. Rivediamo l'esecuzione di Francesco Banini, tiro fortissimo sotto la traversa, niente da fare. Adesso c'è lo scontro con Davide Banini e Olmos, anzi scusate, Ortiz. Io ricordo che il Sarzana alla fine del primo tempo vinceva 3-1 e a 2 minuti, poco più dalla fine, 5-3 vince. Beh, adesso il Follonica. C'è stata una bella reazione a volte disordinata, ma c'è stata. Follonica è entrata in pista nel secondo tempo in maniera diversa rispetto al primo. Provane insomma i 3 soli falli di squadra in questi secondi 25 minuti di gioco e provane anche i quattro gol realizzati appunto dalla formazione di Sergio Silva. Sulla pallina Ortiz, poco distante Bielsa, Garzia Bielsa, ancora Garzia, manovra Luzzi, Garzia scivola,
risolve la sfera per un attimo Federico Pagnini, ma anche lui se l'allunga. Allora Ortiz e Luzzi, il tiro di Mimmo Illuzzi largo, forse Maurizio, e dico forse, il Sarzana ha tentato di amministrare la partita nel secondo tempo, Follonia tra virgolette ne ha approfittato. Sì, può essere sicuramente uno dei motivi, però insomma il Follonia quando spinge Enrico, il capannino diventa davvero un fortino insuperabile, insomma, e questa sera pur non giocando una delle sue migliori partite, insomma, se la sta portando a casa. Manca ancora un minuto e 40 alla fine, però insomma due gol di vantaggio sono tanta roba per come si era messa la partita. Eh sì, e poi con un Francesco Panini davvero micidiale, due gol in questa partita, ne aveva segnati tre all'andata. Recupera allora Fede Pagnini, ma il Sarzana è lì che non molla. Illuzzi va al tiro largo, recupera Francesco Panini, riesce a servire Davide, ancora Francesco davanti al portiere, questa volta corona e poi in seconda battuta la spedisce fuori. 60 secondi alla fine del match. Ancora Garzia, lancia in avanti, lo scambio con De Rinaldis, andiamo a cercare ancora Ortiz. Ortiz in mezzo all'area, Barozzi la blocca, ancora Garzia al tiro largo, si lotta su ogni pallina, Davide Banini, la palla però non filtra in area, pericolo, si salva il Follonia. Adesso 30 secondi con Davide Banini che la spara alta sull'invito di Francesco. Mai ultimi assalti, Ortiz blocca tutto, Montigel esulta, Sergio Silva, perché ormai la vittoria è a portata di mano. Finisce la partita, Follonia batte Sarzana 5-3, lo aggancia in classifica al terzo posto, ma per la classifica Vulsa è terza proprio la formazione maremmana. Sì, una grande vittoria sofferta, molto sofferta contro un ottimo Sarzana, però nel secondo tempo si è visto un Follonica davvero deciso a portarsi a casa la vittoria, vittoria che come hai detto te significa terzo posto in classifica e davvero una grande prestazione del Follonica, un ottimo momento del Follonica, onore al Sarzana perché fino agli ultimi istanti ha tenuto davvero molto bene la pista. Sì, io ricordo insomma la partita che il Sarzana ha iniziato nel migliore dei modi, 2-0 al sedicesimo, subito però ha accorciato le distanze Marco Pagnini, il gol erano di Ortiz e Garzia, poi il 3-1 alla fine del primo tempo realizzato sulla punizione del decimo fallo da Garzia, poi nella ripresa è cambiato tutto perché il 3-2 realizzato da Bonarelli, poi il 3-3 da Francesco Panini, il 4-3 da Marco Pagnini e il 5-3 ancora da Francesco Panini. Una vittoria importantissima, ma insomma cambia poco perché la capolista Forte dei Marmi e il Trissino stanno facendo cose incredibili. Sì, però vittoria voluta fortemente dal Follonica, abbiamo visto alla fine l'esultanza, no? Di Sergio Silva, una vittoria a cui Follonica teneva tantissimo, è arrivata soffrendo, ma alla fine i tre punti rimangono al capannino. Intanto in pista ci scambiano i complimenti i giocatori, però anche questa Maurizio è una partita playoff. Sì, assolutamente, come quella con il Forte dei Marmi, assolutamente. Follonia tra l'altro rimane imbattuto tra le mura amiche del capannino, che è tutto dire perché beh.
Con questo credo che sia davvero tutto. Io ringrazio Andrea Burgio per le riprese, Leonida Romualdi alla regia. Grazie anche all'amico Maurizio Ceccarelli, che seppur non informissimo, insomma, non è voluto mancare. Da Enrico Giovannelli un saluto e un ringraziamento. Alle prossime sfide con l'Hockey su Pista.